La crisi certificata dai numeri 11 punti in altrettante partite, ovvero media play-out, in questo lasso di tempo appena due vittorie piuttosto sofferte contro Fermana e Olbia, ma niente ribaltone. Auteri non ci tocca, questa è la dichiarazione rilasciata dal presidente Sebastiani al nostro sito. Probabilmente il tecnico biancazzurro tornerà al vecchio modulo, il 3-4-3, di cui è convinto assertore, ma con calciatori tutt'altro che adatti. Insomma, organico allestito senza tenere conto del credo dell'allenatore, colpevole però di aver avallato le scelte del club. Le squadre di Auteri hanno sempre avuto gamba, ritmo e intensità. Nel Pescara di quest'anno nulla di tutto ciò. Il centrocampo è il reparto meno competitivo anche dal punto di vista numerico. Un solo incontrista che per inciso sta deludendo le aspettative, Giuseppe Rizzo. Valdifiori, molto simile per caratteristiche a Pompetti e a Diambo, non rientra nei piani dell'allenatore. Sanogo, classe 2001, mai utilizzato, evidentemente perché non ritenuto pronto dalla guida tecnica. Memushai, 35 anni a dicembre, fa una fatica immane in un centrocampo a due, con ripercussioni inevitabili nella fase di non possesso. E poi nove attaccanti, una enormità, con una sola prima punta, Franco Ferrari, ed una marea di esterni e seconde punte non proprio funzionali, tranne Dursi irriconoscibile. Difesa con altre criticità, i cosiddetti braccetti tutt'altro che veloci e aggressivi per una linea a tre. Insomma, poca logica in fase di costruzione della rosa per un integralista come Gaetano Auteri, che ad un certo punto ha optato, sbagliando, per il 4-3-3, che non è nelle sue corde. E infatti, da Siena in poi, appena 5 punti in altrettante partite con due KO, Cesena e Pontedera, soprattutto tanta confusione e insicurezza. Rispetto alla fase iniziale, la squadra crea molto meno, ma incassa sempre gol. In 15 gare la porta è rimasta immacolata soltanto con l'Olbia. Il Pescara non ha mai sfoderato una vera prova di forza. Ci riferiamo ai pochi momenti positivi della stagione, dicendo dobbiamo tornare ad essere sfrontati. Auteri ha fatto chiaramente intendere che tornerà al 3-4-3 di inizio stagione. Sarà sufficiente?